ma è proprio il significato di padre. Devi prenderti cura dei tuoi figli. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, vi dico già che oggi parlerò di un argomento che mi sta abbastanza a cuore, un argomento abbastanza serio e una cosa che purtroppo succede in Giappone. Ho anche avuto amici a cui è successo e sinceramente è una di quelle cose che non capisco, cioè non è che non capisco, però non riesco ad accettare. E per quanto io vi dico sempre che comunque se si ha a che fare con una cultura diversa non si può andarla a criticare, ma bisogna cercare di capirla e comprenderla, questa è una cosa che faccio veramente fatica a capire perché va completamente contro i miei valori e quello che credo che sia importante. Infatti oggi vorrei parlare di una questione che riguarda i lavoratori in Giappone, una questione che succede e che secondo me non dovrebbe succedere, o comunque bisognerebbe tutelare in modo diverso perché veramente distrugge delle famiglie. Immaginatevi adesso questa situazione: voi siete degli uomini giapponesi che magari siete sposati, felici e contenti, con due figli, magari avete appena ricevuto una bella promozione e vi siete trasferiti in una casa magari grande con tutta la famiglia, tutto sembra procedere alla grande, e poi da un giorno all'altro la vostra azienda vi dice che dovete trasferirvi e dovete andare a lavorare dall'altra parte del paese, in un'altra sede. Voi che cosa fareste? Beh ragazzi, molti uomini giapponesi scelgono di fare il Tanshin Funin, ovvero andare a vivere da soli lontani dalle loro famiglie. E voi direte: ma si tratterà probabilmente di qualche mese? E purtroppo no, infatti nella maggior parte dei casi si tratta di alcuni anni o anche a volte più di 10 anni. Quindi ragazzi, è veramente una cosa abbastanza grave. E tra l'altro le aziende, quando danno questi ordini magari di trasferirsi da una zona all'altra, sono abbastanza ambigue al riguardo e magari ti dicono: ma tranquillo, sarà un trasferimento breve, tra un po' di mesi torni a casa, non ti devi preoccupare, e appena il nuovo ufficio sarà pronto potrai ritrasferirti. Peccato che questo periodo molto breve si può trasformare in anni, quindi capite che questi lavoratori si possono trovare veramente in una situazione scomoda. Ovviamente questi trasferimenti non vengono fatti fare alla maggior parte dei lavoratori, però a tutti quelli che magari sono un po' ambiziosi e vogliono fare carriera solitamente succede, e c'è un aumento graduale e costante del numero di queste persone che vengono trasferite, e soprattutto vengono spostati i dipendenti giovani. Questo trasferimento a lungo andare potrebbe veramente portare delle difficoltà nel nucleo familiare, e molte famiglie potrebbero magari divorziare o magari i loro figli non vorrebbero più avere un rapporto con il loro padre visto che è sempre assente. C'è da dire però che in Giappone, per alcuni, non per tutti, però magari la figura del padre è un po' diversa da magari la figura del padre che abbiamo noi. Infatti in Giappone il padre è quello che porta i soldi a casa, gli dà la moglie e poi la moglie gestisce tutte le spese familiari sostanzialmente, e non a caso nel 2010 è stata anche coniata la parola Ikumen, non Ikemen, quella vuol dire figo, gnocco di bambù. Ikumen è praticamente un padre, la figura di un padre che si prende cura attivamente dei propri figli e non è che deve soltanto portare i soldi a casa, ma proprio si prenderà cura di farli crescere bene. Cioè ragazzi, ma avete capito? Ikumen, vi rendete conto di cosa significa questa cosa? Cioè il fatto che ci sia addirittura una parola speciale per definire un uomo che si prende cura dei propri figli fa comunque pensare che c'è sotto qualcosa di veramente sbagliato per queste persone che credono questa cosa, e quindi ci fa pensare che comunque la società giapponese non si aspetta che il padre faccia ciò. Quindi un padre non si deve prendere cura attivamente della famiglia, perché se lo fa diventa una cosa speciale, ma prendersi cura dei loro figli, cioè, dovrebbe essere una cosa normale, non anomala. Cioè, ma è proprio il significato di padre, devi prenderti cura dei tuoi figli. Comunque non andiamo fuori tema, ritorniamo alla questione rilocazione. Allora, per quanto riguarda questa rilocazione, voi direte: vabbè, ci devono rilocare magari per un periodo, comunque io sono sicuro che l'azienda si prenderà cura di questo vostro trasferimento, metterà a disposizione magari un condominio. E è vero che può succedere che vi danno loro l'appartamento, però molto spesso tutte le spese di trasferimento, eventuali costi magari del nuovo appartamento affitto, sono a carico del lavoratore. E voi direte: ma scusa, metto a repentaglio la relazione con mia moglie, non posso vedere i miei figli che crescono, mi devo anche fare carico di tutte le spese di trasferimento in molti casi? E voi direte: ma scusa, ma perché la gente decide di trasferirsi? Devo dire che
ho chiesto a molti giapponesi a cui è successo, magari a loro in prima persona o a cui è successo magari ai loro parenti o genitori, e mi hanno detto che non possono rifiutarsi di seguire un ordine che gli è stato imposto, quindi se gli è stato imposto di trasferirsi, si devono trasferire. In Giappone mi hanno detto si fa business così, e devo dire che quando me l'hanno detto, erano i primi tempi che ero in Giappone, io devo dire che ci sono rimasto abbastanza male quando ho sentito questa cosa. Mi hanno detto che spesso comunque nei contratti d'assunzione c'è comunque una clausola in cui viene scritto che c'è la possibilità di un possibile trasferimento, e quindi quando gli viene proposto decidono di non rifiutarsi perché altrimenti potrebbero essere licenziati o comunque non potrebbero avere un avanzamento di carriera e quindi magari la loro famiglia cadrebbe a pezzi. Ma io mi dico, ma un trasferimento del genere, che può durare anche 10 anni, non sarebbe altrettanto rischioso? Non poter stare con tua moglie magari per 10 anni, non poter vedere i tuoi figli crescere, cioè non potrebbe danneggiare la tua famiglia, cioè non potrebbe danneggiare comunque la tua vita, non potrebbe farla cadere a pezzi. Discorso veramente complicato e è molto legato alla società giapponese, però diciamo che questa è una delle cose che personalmente non ho realmente compreso del Giappone, faccio ancora fatica a capire queste persone. Ovviamente non succede a tutti, però posso dirvi anche nel mio piccolo che il mio miglior amico giapponese, che magari avete visto quando sono andato a fare il giro della Todai, della Tokyo University, se non avete visto il video ve ne lascio un pezzo qui. Bene, sto andando adesso con un ex studente della Tokyo University, anzi University of Tokyo, all'Università di Tokyo appunto, che su Wikipedia la chiamano Università Imperiale di Tokyo. Volevo dirvi che adesso non si chiama più così, questo è un nome vecchio, e guardate che si arrabbiano se vedete questo vecchio, quindi su Wikipedia sistemate la pagina perché è sbagliatissimo. E ci andiamo perché praticamente c'è un koyo bellissimo da vedere. Questo è il cancello per studiare legge e per studiare humanity, guardate che meraviglia. Entriamo da qui, non entriamo nella Kaimon. Guardate che meraviglia questi alberi, sono bellissimi. Vedete che simpatico, che c'è anche una, perché sapete tutti mangiano dentro le scuole, quindi qua c'è proprio una specie di cucina. Ecco, quel mio amico là, lui era entrato a lavorare in banca e pensate che gli avevano imposto i primi, mi ricordo se 3 o 4 anni, di vivere nel dormitorio. Cioè lui, anche se voleva prendersi una casa in affitto, lui doveva assolutamente dormire nel dormitorio della banca. E se portava magari una morosa a casa, c'è stato un altro suo collega che ha fatto così, l'hanno scoperto perché comunque ci sono le telecamere nel dormitorio, e il giorno dopo l'hanno licenziato. Quindi diciamo che in Giappone sulle regole sono molto severi e se ci sono gli ordini la maggior parte li segue. Io non faccio il lavoro di impiegato, quindi non mi troverei mai in questa situazione, quindi magari dire che cosa farei io in questa ipotetica situazione potrebbe risultare un po' superficiale, però personalmente se avessi una famiglia e dei figli non so se me la sentirei di fare il Tenshin Funin, perché piuttosto preferirei essere licenziato e trovare un altro lavoro, perché secondo me la famiglia è veramente importante e va rispettata. Se vivi una volta solo, vedi i tuoi figli crescere una volta solo, e secondo me instaurare un legame con i tuoi figli è veramente una cosa importante, quindi personalmente questo è un rituale, chiamiamolo così, della società giapponese che succede, che però non riesco a comprendere, ragazzi. Come vi ho detto, cioè, il Giappone è complesso, ci sono tante cose da capire. Oggi ho parlato di questo argomento e ditemi che cosa ne pensate voi. Questa è come la penso io, se magari c'è qualcuno che si è trovato in una situazione simile, perché magari succede anche in Italia, non lo so. Io conosco meglio la cultura giapponese che quella italiana da certi punti di vista, perché ho vissuto quasi tutto il tempo là, quindi non lo so, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao! Waking up as the sun goes down, meeting up with some boys in town, we're on our way.